Buongiorno a tutti, sono Gian Antonio Pagani, gestore di HI Smart Portfolio. È ripreso in ottobre il movimento rialzista sui mercati azionari, grazie principalmente a una stagione degli utili aziendali che si è rivelata finora molto positiva e superiore alle attese. Questo ha restituito ottimismo agli operatori, permettendo di accantonare, almeno temporaneamente, i timori riguardo un possibile scenario di rallentamento economico con importanti pressioni inflazionistiche e margini in contrazione. A fronte di innegabili problemi sul lato dell'offerta in molte supply chain, sembra vi sia infatti una domanda effettiva e potenziale molto solida, che dovrebbe sostenere il proseguimento di una buona crescita economica. Nel frattempo, in un contesto di inflazione elevata e probabilmente meno transitoria di quanto finora stimato, le banche centrali nei paesi sviluppati hanno iniziato a preparare il mercato a una riduzione degli stimoli monetari, con la Fed in particolare, che ha effettivamente annunciato a inizio novembre l'inizio del tapering. I toni dei meeting più recenti di Fed, Bank of England e BCE sono stati tuttavia più accomodanti rispetto alle attese del mercato, e questo ha spinto nuovamente al ribasso i tassi reali e ha fornito ulteriore supporto all'azionario. In ottobre HI Smart Portfolio ha registrato una performance positiva dello 0,73%, portando il risultato dell'inizio anno al più 3,5%. Il principale contributo è venuto dalla componente beta del portafoglio, favorita principalmente dall'allocazione ai titoli quality. Si è verificata infatti in ottobre una nuova rotazione sul mercato azionario con il tema quality che è tornato a sovraperformare soprattutto rispetto ai titoli value. Noi abbiamo cercato di mantenere negli ultimi 3-4 mesi un'allocazione fattoriale il più possibile bilanciata per ridurre gli impatti delle continue rotazioni e controrotazioni sull'azionario. Vogliamo infatti aspettare che emerga una chiara e sostenibile leadership tematica sul mercato prima di sbilanciare nuovamente il portafoglio verso un particolare fattore. In generale, crediamo che tale leadership verrà presa nei prossimi mesi dai fattori ciclici. L'atteso proseguimento della riapertura dell'economia, grazie anche all'emergere di specifiche cure per il Covid-19 e l'elevata domanda inespressa, soprattutto a livello di consumatore, dovrebbero infatti alimentare una solida crescita economica nel 2022 e questo spingerà probabilmente a un rialzo delle curve dei tassi e a una sovraperformance dei settori più esposti al ciclo economico. Per quanto riguarda la componente alfa, il risultato di ottobre è stato leggermente negativo, a fronte di performance piuttosto differenziate tra i fondi sottostanti. Tra i risultati negativi si segnalano quelli del fondo multistrategy specializzato sul credito, penalizzato in ottobre soprattutto dalle posizioni di copertura, e del fondo che opera su emerging market bond in valuta locale, la cui strategia ha faticato in un contesto di dollaro molto forte, elevata volatilità su curve e valute nei paesi emergenti. Dall'altro lato ha continuato invece ad aggiungere molto valore il fondo long short equity europeo con approccio quality growth, che ha tratto vantaggio da un'eccellente attività di stock picking sia nella parte lunga che corta del portafoglio. Colgo l'occasione per segnalarvi che in novembre HI Smart Portfolio ha festeggiato 3 anni di track record. In un periodo caratterizzato da fasi di estrema incertezza, con movimenti di mercato spesso senza precedenti, il prodotto è riuscito a generare un rendimento cumulato positivo di circa il 10%, con una performance annualizzata del più 3,13%, riuscendo soprattutto a contenere la volatilità e il drawdown con una massima perdita mensile inferiore al 3%, anche nelle due fasi di forte correzione dei mercati nel quarto trimestre 2018 e a febbraio-marzo 2020. Siamo molto fiduciosi sulle prospettive del prodotto, in particolare perché la strategia ha dimostrato di funzionare bene in fasi di mercato diverse, grazie alla decorrelazione tra le co tre componenti di Alpha, Smart Beta e Aging Overlay, le quali hanno tra l'altro tutte prodotto risultati positivi dalla partenza del fondo. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo per il prossimo video mensile.